Presentata all'Aquila questa mattina la grande partenza del Giro d'Italia 2023. Tutte confermate le nostre anticipazioni. Team Presentation a Pescara, cronometro di 18,4 km sulla costa dei Trabocchi da Fusacesia Marina a Ortona. Il giorno successivo, seconda tappa da Teramo a San Salvo, 204 km. Poi si ripartirà da Vasto, direzione Lago Laceno per la terza frazione. Il Giro tornerà in Abruzzo venerdì 12 maggio con la tappa che si concluderà in quota a Campo Imperiale. Il direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni, l'amministratore delegato di RCS Sport, Paolo Bellino, il presidente della regione, Marco Marsilio, e l'assessore allo sport, neosenatore, Guido Liris. Grande evento per la regione Abruzzo, direttore Mauro Vegni, Team Presentation a Pescara, la crono inaugurale Trabocchi, Teramo San Salvo, si ripartirà da Vasto, si tornerà il 12 maggio a Campo Imperatore. Assolutamente sì, hai detto tutto, credo che ci sia un menù molto importante che va dall'Adriatico alle grandi montagne e credo che sia un percorso delineato da quello che è stato il passato delle tappe in questa regione. Io credo che non si poteva fare nulla di meglio. La grande partenza è un po' il punto di partenza, il punto di inizio del Giro d'Italia, di tutti i grandi tour, e l'elemento che ha la maggiore attenzione perché ci si sposta qui una settimana ed è il grande elemento di partenza. Credo che la scelta dell'Abruzzo sia stata una scelta intelligente, oculata, ma di grande visione, perché lo dimostra oggi siamo qui all'Aquila, che non sarà città di tappa. Faremo la presentazione della Team Presentation a Pescara, che non sarà città di tappa, ma toccheremo tutte le province con il Giro d'Italia e soprattutto lo faremo con una visione che è molto forte, cioè tutte le eccellenze del territorio vengono messe in risalto. Presidente Marsilio, in mano il grande trofeo del Giro d'Italia, in mano alla partenza dell'edizione 2023, complimenti. Grande e pesante, un bellissimo trofeo. Siamo davvero onorati e orgogliosi di ospitare la grande partenza. In oltre 100 edizioni, solo una volta l'Abruzzo aveva ospitato la grande partenza del Giro, torna nella prossima edizione 2023, torna anche con una formula speciale, perché non ospiteremo solo la partenza, ma anche più o meno a metà giro una grande tappa di montagna, quella che io ormai ho ribattezzato il tappone appenninico, che non può e non deve mancare dalla percorso del Giro d'Italia, perché è quello dove si fa la classifica. Negli ultimi anni è l'Abruzzo, sono le tappe abruzzesi che hanno fatto la classifica del Giro d'Italia, dimostrando che questo territorio ha un contenuto tecnico molto adatto e molto tagliato sul ciclismo, e noi sul ciclismo vogliamo investire. La Costa dei Trabocchi verrà di fatto inaugurata da questa prologo e diventerà da quel momento la pista ciclabile per eccellenza d'Italia. Ci abbiamo creduto, tu sai quanto ci abbiamo lavorato e il risultato è arrivato. Penso sia frutto di una interlocuzione ormai che dura in particolar modo da 3 anni, sia per quanto riguarda il Giro d'Italia sia per quanto riguarda Tirreno Adriatico. Abbiamo dimostrato un'affidabilità incredibile nei confronti di RCS, dell'organizzazione, ma un po' dei grandi eventi in generale. Sono 3 anni e mezzo che la regione Abruzzo è la regione dei grandi eventi. Abbiamo dimostrato di essere affidabili